Questo è un comunissimo smartphone e non è impermeabile. Probabilmente gli basterebbe una goccia d'acqua per rompersi. Si salverà? Quello che andremo a vedere oggi è un sistema semplice e utile sul come utilizzare una vecchia piastra per capelli. Tutto è nato dal commento di questa ragazza sotto ad un video, in cui mostrava un sistema sul come sigillare sacchetti di plastica. Se siete curiosi, trovate il video qui in alto a destra nelle schede. Questi sono dei comuni sacchetti di plastica che trovate ovunque e questa è una macchina sigilla sacchetti. Non costa molto, la potete trovare tranquillamente online. La mia è un po' vecchiotta, ma se è una procedura che fate una volta ogni tanto non ne vale la pena la spesa. E vi spiego dopo il perché. Il funzionamento è banale, c'è una resistenza che scalda lungo una linea retta, mentre un materiale non adesivo fa da isolante in maniera che la plastica non si incolli sul metallo. Vi mostro come ottenere un risultato praticamente uguale utilizzando una piastra per capelli e della carta forno come materiale isolante. Ma come vedremo si prestano bene anche altri materiali. Ah, e ovviamente i vostri sacchetti di plastica. Come vedete i risultati sono molto buoni. Se non usate nessun isolante, beh, viene un po' una schifezza. Si presta bene per molte situazioni, vi mostro poi alcuni esempi e test. In questo caso mantenere asciutti e intatti dei semi che poi potete etichettare così da mantenerli ordinati. La carta forno non è proprio indispensabile, ho notato che anche comuni fogli di carta, ad esempio quelli per fotocopie, si prestano bene all'uso. Quante volte vi è capitato di avere un documento importante o un fumetto che per l'umidità o altri eventi particolari lo hanno reso una schifezza? Ecco. Questa cosa permette di mettere in salvo le vostre collezioni. E per testarlo come si deve, ho voluto fargli fare anche un tuffo in acqua. Ma veniamo al telefono, si sarà salvato? Mi è capitato un sacco di volte di andare a spiaggia. Sì, può essere che non si dica proprio così, ma noi liguri siamo unici. Comunque, tornando alla spiaggia, con una spesa di pochi spiccioli potete evitare che il vostro smartphone diventi un tutt'uno con la sabbia e l'acqua di mare. E non sapete quanto sono stato triste quando il mio Tamagotchi è finito in mare. Ma se i liquidi non entrano, si può fare il contrario? Questa sarà una cosa utilissima in tanti video, quindi per non perdervi nulla, soprattutto un esperimento fantastico, vi consiglio di iscrivervi al mio canale, premendo il tasto iscriviti qui sotto e non là sopra. Cheat. Vi segnalo qui nelle schede anche un video in cui mostravo del gelato istantaneo. Con il caldo estivo non si può dire di no al gelato. Che dire? Ci sentiamo alla prossima, un saluto. Ciao!